Oggi è il caso di dire che l'ennesima dimostrazione che a Napoli si organizzano eventi di pace dove si può insieme convivere, vivere e lavorare per la pace. Lo sport oggi significa assolutamente pace, significa condivisione, significa integrazione. La nostra è una grande città, è una città multiculturale che è sempre pronta ad accogliere, lo sta dimostrando anche in questa fase difficile. Bellissima giornata, finalmente tutti qui per un motivo di pace, nonostante tutto quello che sta succedendo attorno a noi. Sono veramente molto contenta, infatti ringrazierò e voglio ringraziare, approfitto anche di questa circostanza per ringraziare tutti coloro che hanno voluto veramente in tanti e fortemente partecipare, dalle istituzioni alle persone normali, perché evidentemente lo sport è capace di unire, è capace di superare ogni differenza, è capace di superare ogni difficoltà. Oggi e domani allo stadio Caduti di Brema a Barra le partite del Mundialito di calcio al quale hanno aderito 12 consolati, un torneo che si aprirà con il confronto tra la nazionale parlamentare e la rappresentativa dell'Ucraina, un messaggio di pace e fratellanza alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati e del Sindaco di Napoli. L'iniziativa è partita dal Consolato della Repubblica Democratica del Congo ed è stata realizzata in collaborazione con l'Assessorato allo Sport del Comune di Napoli. Porre l'accento sull'integrazione e sull'inclusione, quindi un'iniziativa che potesse coinvolgere tutte le comunità straniere residenti a Napoli. Già abbiamo 19 comunità straniere che hanno aderito, però poi ho avuto anche il desiderio di coinvolgere la società civile italiana, qui rappresentata dall'Ordine dei Medici, dall'Ordine degli Avvocati, coinvolgere anche le forze dell'ordine che sono rappresentate dalla Polizia di Stato, coinvolgere le istituzioni politiche rappresentate dalla Nazionale Parlamentari e la magistratura rappresentata dalla squadra dei giudici del Tribunale di Napoli. Oggi penso che dobbiamo fare tutti i tifo per il calcio, perché è veramente un'iniziativa che testimonia come il calcio sia un grande momento di unione e anche di superamento delle differenze. E questo è anche una risposta a chi invece è allo striscione che noi abbiamo visto a Verona, di come invece il calcio diventa un motivo di razzismo. Quindi una bella giornata che dà un messaggio molto importante alla nostra città e penso a tutto il paese.